In compagnia del professore Tritto. Professore, buonasera, benvenuto innanzitutto a Napoli, un lungo viaggio e io devo farle un po' di domande scomode. Partiamo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che nel periodo Covid si è dimostrata al servizio delle case farmaceutiche e non al servizio né dei cittadini né soprattutto dei governi. L'OMS sfortunatamente ha mostrato nel periodo del Covid la sua incapacità ad affrontare i problemi emergenziali su scala mondiale, sia nella gestione della cosiddetta pandemia, definita come tale ma non mai corroborata dai fatti, sia nelle misure da prendere in prevenzione per proteggere la salute delle popolazioni. Come andava affrontato il problema pandemia e quali sono poi i risvolti, viste le condizioni di chi purtroppo ha creduto nel ricatto dei vaccini? L'OMS ha ceduto al ricatto delle grandi nazioni come gli Stati Uniti e la Cina nel coprire, nel creare il cover-up, vale a dire nel coprire l'origine non naturale del virus. Infatti parliamo di un SARS-CoV-2 che era stato costruito in laboratorio per scopi militari. All'inizio d'accordo le due grandi potenze, e poi c'era stata una sorta di competizione nei laboratori, quello di Fort Detrick negli Stati Uniti e quello di Wuhan, per fare il virus più patogeno possibile contro l'uomo. Quindi l'OMS è complice in questa strategia Un esperimento iniziale, mondiale? esatto, di dire copriamo l'origine sintetica, ma andiamo a vedere che cosa succede con questo virus sintetico che viene diffuso per la prima volta nella popolazione mondiale, così apprenderemo come possiamo gestire praticamente la guerra biologica. All'occhio attento non è potuto sfuggire SARS-CoV-E, che significa, quella E significa che è di provenienza militare. E questa è una cosa che a noi giornalisti attenti non è sfuggita, è sfuggita a tutta la RAI, a tutta Mediaset e a tutto l'apparato giornalistico nazionale, stranamente. Un virus che potrebbe essere addirittura utilizzato, si parla anche attualmente nella guerra in Ucraina. Le risulta? Assolutamente, anche in Ucraina si erano aperti dei laboratori creati dagli americani, c'era la famosa sottosegretario di Stato e adesso è stata licenziata, la Nuland, che aveva creato il grande progetto di creare i laboratori biologici americani per scopo militare, quindi per aggredire le Sono popolazioni, otto in per esempio tutto. russe, molto di più. I russi hanno detto sono 32, No, ci al confine dice con la Russia qui 24. Sì, sappiamo otto. assolutamente. Per fortuna i russi sono entrati rapidamente, hanno potuto neutralizzare questi laboratori ancora attivi e con personale che era tutto straniero, hanno depositato un dossier molto pesante a livello del Consiglio Superiore delle Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, appoggiati dalla Cina, e quindi noi abbiamo una documentazione chiara di questi laboratori e di quello che facevano, dichiarati anche dallo stesso ambasciata americana in Ucraina. Il problema è che alcuni di questi laboratori lavoravano anche sui SARS, come quello di Wuhan. Ovviamente la circolazione che noi abbiamo avuto di SARS in Europa nel periodo agosto-settembre, ancora prima dell'evoluzione dell'epidemia, sono quelli di origine, diciamo, europea dell'Est, non sono quelli di originari della Cina. Ormai lo sappiamo perché abbiamo fatto le comparazioni dei segmenti genetici Mi è venuto fuori da molti venuto laboratori da questa molti cosa. laboratori, sì. Professore, ultima domanda e poi la lascio. Prima a telecamere spente parlavamo della von der Leyen che probabilmente sarà indagata, sicuramente sarà un'indagine farlocca perché poi alla fine lei uscirà dallo scenario ma uscirà premiata addirittura. Però incombe sull'Europa uno scenario veramente molto 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 triste ma anche molto pericoloso. Sì, assolutamente la von der Leyen ha due responsabilità. La prima è di carattere amministrativo. Lei ha truccato i dati concernenti i contratti
con Pfizer e con Moderna. Quindi c'è un reato di truffa amministrativa, per cui è stata già denunziata in Europa. I contratti vengono depositati a Bruxelles, alla Camera di Commercio di Bruxelles, quindi in realtà sono tutti aperti, non è vero che sono segregati, bisogna solo instaurare una procedura legale per avere accesso a questi contratti. Non sono segretati, questa è un'altra leggenda urbana, e sono segretati. Secondo, i due contratti erano completamente diversi, perché quello di Pfizer era un tender di ricerca e sviluppo in cui addirittura l'Europa dava i soldi alla Pfizer attraverso BioNTech, la compagnia europea, per poter sviluppare alla fine un vaccino buono contro il Covid. Mentre il contratto con Moderna è un contratto puramente commerciale, e non poteva essere diversamente, perché Moderna era un subcontractor del Pentagono e quindi la storia del segreto militare. Il contratto con il titolare. Esatto. C'è un secondo aspetto, però, quando la von der Leyen, lei è responsabile della firma su questi contratti, perché lei ha autorizzato questi contratti garantendo la qualità del prodotto. Il risultato finale è stato un danno sulla salute delle popolazioni, quindi per lei si può anche considerare un crimine contro l'umanità, perché è un crimine contro la salute dei popoli. Questo ma anche è molto genocidio grave, perché i morti ormai siamo vicino al milione nel mondo. Assolutamente, ci sono le cifre standard, eccetera. Noi abbiamo sottolineato nella denuncia che abbiamo fatto alla Corte Penale dell'Aia, sulla origine del virus, abbiamo però sottolineato il problema del crimine biologico, cioè i ricercatori oggi possono creare delle armi duali di tipo biologico con la biologia sintetica, e naturalmente hanno una responsabilità reale su questo, sia i ricercatori in prima linea, sia quelli che autorizzano questi laboratori a fare questo tipo di ricerca ad alto rischio. Quindi entriamo direttamente in quello che è un processo tipo Norimberga 2, che va affrontato per evitare, si ripete altre volte, la proliferazione di laboratori biologici di tipo duale nel mondo sta crescendo a dismisura. Già solo quelli europei sono passati da una quarantina a una settantina, ci sono più di 300 laboratori americani nell'Asia, tutti di tipo militare, eccetera. Quindi c'è un grande problema per quello che riguarda il pericolo sulla salute dell'umanità, ma anche la possibilità di creare un biowarfare, cioè una guerra biologica, come si minaccia fondamentalmente in questi tempi di guerra. E io vorrei continuare a parlare con lei, perché lei dice delle cose veramente molto interessanti. Sono moderatamente pessimista rispetto a quello che saranno i futuri scenari di questo paese, ma soprattutto dell'Europa, perché i governi sono tutti quanti ormai succubi di quello che è il sistema, che va anche al di sopra degli stati, anche degli stessi Stati Uniti. Io voglio ringraziarla per questa bella intervista e per le cose molto interessanti che lei ci ha detto, alcune delle quali le sapevamo anche, però è stato bello avere delle conferme. Grazie professore. Grazie. Ciro Silvestri, quello di questa sera è un evento, diciamo, internazionale a tutti gli effetti, un evento importantissimo dove c'è qualcosa che viene negato. Il titolo è veramente tutto un programma. Beh, questo è uno dei tanti eventi che stiamo promuovendo assieme a Playmaster Movie ed altre organizzazioni, e sono quegli eventi che aiutano a creare consapevolezza. Purtroppo noi stiamo passando da periodi, come dire, di gestione sanitaria alquanto discutibile ad una normalizzazione delle emergenze. Purtroppo oggi, nonostante i casi avversi che si registrano, abbiamo ancora difficoltà a riconoscere queste sofferenze nella nostra cittadinanza, nella nostra popolazione, ed è il caso che appunto le persone che in qualche modo hanno creduto a questo inganno generale che è stato prodotto attraverso quella assurda campagna vaccinale, di porre rimedio, di riconoscere innanzitutto questo stato di sofferenza e soprattutto di andare incontro come comunità alle difficoltà di queste persone. Questo è quello che deve fare un sindacato che immagina di avere un ruolo, diciamo, di accoglienza nei confronti dei lavoratori, e questo è quello che stiamo facendo in maniera consapevole. Ieri è deceduto un ragazzo di 26 anni, un calciatore, ed anche uno di 32 anni che era il direttore di un teatro, il Teatro Totò di Napoli, tutti e due vaccinati, purtroppo obbligati a vaccinarsi,
e tutti e due deceduti. Sono solo l'estrema punta di questa cifra enorme di morti. Cosa bisogna fare, Ciro? Ma quello che fa rabbrividire è proprio questo, è la normalizzazione dell'emergenza. Oramai questa è diventata una normalità, nonostante trovano le giustificazioni più assurdi, dal colpo di freddo, nonostante siamo già oramai quasi a 30 gradi, al malore quasi giustificato di un giocatore professionista che è sottoposto ad esami continui. Non hanno più cosa inventarsi per calciatori morti fino ad oggi. Appunto, non hanno più cosa inventarsi per giustificare, o meglio per trovare scuse, accampare scuse davanti ad un fenomeno che invece è sotto gli occhi di tutti e diventa sempre più preoccupante. No, io dicevo come sindacato farete qualcosa per creare un responsabile, per tirare fuori delle responsabilità? La prima cosa che stiamo facendo, noi siamo in rete con tutte le associazioni che si occupano di reazioni avverse, quindi stiamo procedendo a fare un'anagrafica, quello che non fa lo Stato, a raccogliere queste reazioni, e ovviamente saranno oggetto di una specifica denunzia, perché non è possibile immaginare che queste persone non gli viene riconosciuta le diverse patologie che manifestano e si stanno curando a proprie spese. Allora, se non altro, il servizio sanitario si deve far carico di queste difficoltà, stabilire quali sono le diagnosi per ognuno, perché molti non riescono neanche a trovare una diagnosi plausibile, una diagnosi che giustifica il proprio malessere. Grazie. Siamo in compagnia del professore Cappelli. Professore, noi abbiamo avuto a seguito delle vaccinazioni obbligatorie una serie di effetti avversi, ma c'è un effetto avverso al quale non c'è nessun vaccino in grado di guarirlo: gli effetti avversi della mala politica. Mi sembra un'ottima definizione questa degli effetti avversi politici, perché in effetti la cosiddetta pandemia che è stata proclamata, possiamo chiamarla falsemia come copyright Ciro Silvestri, e io credo che è stata proclamata, pensata e cavalcata proprio per creare uno stato di emergenza, uno stato di eccezione, che in qualche modo è il principale effetto avverso politico di quello che hanno creato. È una prova, può essere definita una prova di dominazione di massa? Ma assolutamente, e si è visto da quello che è successo dopo, cioè non torneremo più come prima, a meno che la popolazione non pensi e non si organizzi per ritornare come prima. Assolutamente, non è troppo impegnata su TikTok, Snapchat e tutte le altre scemenze. La vita reale è lontana da questa gente. Questo è uno degli effetti avversi della cattiva politica. Snapchat, TikTok, Facebook sono i principali vettori di distrazione di massa. Questo viene da lontano, viene dai tempi delle televisioni berlusconiane e di Berlusconi. Da molto lontano. Da molto lontano. Che erano però in maniera molto più leggera, quasi visibile, mentre invece questo è impercettibile all'occhio umano, però molesta la mente umana. Ma in più c'è anche una chiusura fortissima negli spazi di possibilità di espressione. Noi stiamo vedendo adesso con queste guerre chiaramente volute e provocate dalla parte peggiore dell'elite occidentale, che cosa sta succedendo? Si sta circoscrivendo lo spazio della libera espressione. Il via a questo processo di criminalizzazione del dissenso e di recinzione di ciò che è dicibile e di ciò che non è dicibile è stato dato proprio dal fenomeno pandemico, creando uno stato di emergenza shock che ha naturalmente fatto sì che tutta una serie di opinioni che ora in questa sala stiamo comprovando che avevano un fondamento molto solido anche dal punto di vista scientifico, queste opinioni venivano criminalizzate, demonizzate e marginalizzate. E questo mi sembra un effetto avverso politico abbastanza serio. Io dicevo prima a Ciro Silvestri, nel corso della sua intervista, noi in due giorni abbiamo avuto due ragazzi morti, un calciatore di 26 anni e ieri 32 anni era il direttore del teatro Totò. Tutti e due vaccinati, tutti e due molto probabilmente, dobbiamo mettere comunque il condizionale dopo, colpiti da effetti avversi da vaccino. Che bisognerebbe fare per risarcire moralmente queste famiglie? Secondo me intanto dovrebbero pagare nelle sedi opportune coloro che hanno promosso questa narrativa. Quindi Conte? E questo, non solo questa narrativa, voglio dire anche questo tipo di politica sanitaria che è stata o imposta. Perché Conte e Speranza sono ancora a piedi libero? Questa è la mia domanda e me ne assumo la responsabilità. Questa è una domanda perché è molto facile, perché è stata una decisione sistemica e quindi attualmente il sistema sta coprendo e proteggendo coloro che lo hanno servito, che hanno implementato quello che volevano. La cosa incredibile è che anche nell'archiviazione dell'ultima denuncia, l'ultima querela contro Speranza, si ammette
che Speranza in qualche modo conosceva la possibilità degli affetti avversi, ma che stava, lo si giustifica dicendo che stava sostanzialmente ricevendo ordini da entità semiprivate straniere. È vergognoso che un essere umano possa dire eseguo ordini. Ma è terribile, perché tu stai mettendo a rischio, probabilmente sapendolo, probabilmente poi andrebbe appunto verificato a livello. Io le dico una cosa, il dubbio c'è. Ma io se fossi io Speranza, avessi la coscienza limpida e pulita, perché uno può anche pensare che è stato semplicemente un errore cognitivo, un errore di prospettiva, chiederei il processo. Io chiederei il processo, affronterei a testa alta e tirerei fuori tutto, perché avrei delle giustificazioni. Il fatto che vadano scappando, così come quando presente libero scappano alla porta da dietro, abbiamo visto lo stesso servizio. Sì. Professore Cappelli, grazie, lei come sempre è sempre luminoso e ci illumina con delle sue cose veramente molto interessanti. Grazie. Allora, siamo in compagnia di Tiziana Alterio, una collega ma una scrittrice veramente brava, molto brava, e volevo ripeterlo, ma effettivamente io sono anche tuo lettore, e oggi però siamo qua per un momento più importante, più alto di quello che è la mera scrittura. Sì, in realtà attraverso la scrittura abbiamo anche potuto denunciare tanto, quindi il documentario è un'altra forma di denuncia importantissima. I documentari di Alessandro Amori sono un documento storico per non dimenticare, e quindi è importante, anche se siamo in un'apparente normalizzazione, che è molto, insomma, bisogna fare molta attenzione in questo momento storico, perché sembra che siamo ritornati ad una normalità, in realtà invece sotto le ceneri cova ancora qualche fiammella. Assolutamente, perché vogliamo solo ricordare l'ultima iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A maggio dovrebbero approvare una risoluzione che esautora completamente i governi, e quindi se davvero tutti i governi accolgono questa risoluzione, siamo davvero in una situazione abbastanza critica. Quindi questi documentari proprio in questo momento storico servono per non dimenticare, e soprattutto anche per far capire quello che è accaduto, soprattutto alle persone che invece ahimè sono state ingannate durante il periodo della psicopandemia. E quindi è importante, ecco, allargare sempre di più il cerchio della consapevolezza, in modo tale che se mai dovesse succedere qualche altra psicopandemia all'orizzonte, almeno siamo molti di più rispetto anche a quando siamo partiti. Eventi veramente difficili da dimenticare. Ieri abbiamo avuto un ragazzo di 26 anni che è morto su un campo di calcio, e anche ieri è morto il direttore del teatro Totò, 32 anni, che lascia un bambino di 3 anni. Quindi dimenticare quello che ci hanno fatto è veramente difficile. Purtroppo sono quotidiane queste notizie, soprattutto di ragazzi che hanno malori improvvisi, anche improvvisi, fulminanti, quindi cecità, cioè cosa dire, come fare a non rendersi conto che questa sperimentazione di massa a cielo aperto, senza una farmacovigilanza attiva, abbia prodotto dei danni incredibili. E quindi capisco, ma non ha... Leggere, scrivere e soprattutto aprire gli occhi. Assolutamente, bisogna continuare a raccontare la verità per chi fa il lavoro come me, e continuare ad allargare il nostro orizzonte della consapevolezza. Grazie Tiziana. Buon lavoro.